Buongiorno ragazzi, questa mattina voglio fare un po' di pizzette fritte, così, fantasia di pizza fritta. Allora ho messo, ma giuste poche, 3,50 di farina, 5 grammi di lievito in 200, aspettate, fatemi ricordare, 260 grammi di acqua, ho sciolto il lievito. L'ho pesata, insomma, eh. Non c'è bisogno che la lavorate, mescolate. Poi sono rimasta senza farina e allora ho mischiato un po' della zero, un po' della doppio zero. Vediamo che esce fuori, eh. Poi metterò un cucchiaino di sale. E adesso senza lavorazione, così va mescolata. Poi un'oretta, non lo so, a parte che oggi fa caldo, fra un'oretta si fanno le pieghe, cioè sempre con questo cucchiaio, con la spatola, le aggirate, capito? Vabbè, tanto lo sapete. Siete tutti bravi. Ecco, non mi sporco le mani. Niente. Facciamo così, poi vediamo che esce fuori, eh. Ecco, adesso la lascio così, la copriamo. Fra un'oretta, ma anche prima, una mezz'ora così, vedete che la pasta cambia, non sarà più così grezza. E prendete Vedete fra una mezz'oretta, un'ora come va? E fate le pieghe, cioè fate così per 2-3 volte. Poi dopo una mezz'ora la rifate un'altra volta fino a che la pasta diventa bella liscia. Adesso è grezza, vedete? Poi vi farò vedere. Ora, passata mezz'ora, vedete già com'è cresciuta? Bagno questo qui, quindi si appiccica. E si fa così. Vedete già la pasta com'è diversa? Come cambia forma? Ecco. Fate così. Fate mezz'ora, va. Ogni mezz'ora. Fate 2-3 volte. Un po' di pieghe così. Vedete? Cercate sempre di raggrupparla. Non ci sono manco la luce, appunto non si vede. Ecco, fra mezz'ora ne farò un'altra. Cioè, la girate così, gli date la forma. E poi la lasciate lievitare dopo che avete fatto tutto questo. La luce, vedete com'è cresciuta? Adesso la terza volta e poi la lascio crescere, ma cresce in un attimo che fa caldo pure. Vedete la pasta come liscia in confronto com'era prima? Adesso basta così. Lascio crescere. Mezzo, sono l'1 e un quarto ed ecco la pasta come è cresciuta. Adesso la dobbiamo girare qui dalla macella perché appiccicherà senz'altro.
cercherò, vedete, è proprio morbidissima. Vedete, era così con la farina. Sbagliato perché dovevo mettere, vabbè, è uguale, la dovevo ungere un po' d'olio. Io siccome ho impastato qui e ho lasciato tutto qua dentro, avete visto? Vediamo un po' se si riesce. Prendiamo il tarocco. Sì. Ed eccola qua. Che profumo di pasta lievitata. Allora, vedete? Adesso qui andrò a fare, guardate, schiacciamo così molto delicatamente. Cerchiamo di girarla. L'ho fatta poca perché proprio poche poche ne farò. Vabbè, adesso vedete, si allarga così senza stressarla troppo. Che mi vedete la testa? Io non so più dove mi devo mettere. Adesso arrotoliamo. E chiudiamo qui in modo che l'aria incorpora dentro. Si chiude. Vedete, pensate che io non faccio casini, eh? Voglio se li faccio i casini. Però si risolvono sempre, dai. Allora, si chiude bene. Facciamo così, va. Ci rifacciamo il casino da qua. Vedete quanto è bella morbida? Allora, rimettiamo un po' di farina. Ecco qua, ce l'abbiamo fatta. E adesso facciamo. Io faccio a occhio, non è che le peso, facciamo a occhio, saranno un 70-80 grammi, giusto un po' ne devo fare. No, io adesso ho la curiosità. La curiosità è femmina, come si dice? Mappa, che mano! Questo è di più, 91, vabbè. 80. Vabbè, insomma, se è così varia, così si varia. Senza che le pesiamo. Una fa occhio, no? Qua ne facciamo due. Queste saranno un po' di più, ma fa niente. Adesso andiamo a lavorare. Vi faccio vedere tutti i passaggi, perché poi mi scrivono, ma come si fa di qua, di là? Io poi a scrivere no, cioè non si spiega, no? Allora facciamo, ecco, la farò vedere e vediamo. Ecco fatto, facciamo tutte delle pagnottelle e mettiamo qua sullo strofinaccio. Ok, io proseguo, eh.
Vedete come sono diventate? L'ho fatte all'1:30. Io poi l'ho fatta così, ma sono presa con comodo. Sono le 4:10. Adesso ci danno una schiacciatina. E tu, mio marito, che sono grandi, te mangi una pizza di questa? Dove sta la pizza? Mamma mia, io mio marito non ce la faccio più, guarda. Ecco, ho acceso l'olio e si friggono. Poi ci vediamo dopo. Ma che sto a fare? Vedete, ragazzi, io comunque come al solito faccio sempre casini, eh. Ho preso l'olio di girasoli. Comprato l'olio di girasoli. C'era il girasole, non ho visto che erano dei semi vari. E c'ho sta casa che puzza, scusa la parola, e io manco le mangerò perché mi dà fastidio. Sempre perché non leggo mai niente. Io ho guardato il disegno, ho visto i girasoli perché uso quello girasole. Vabbè, tanto non c'è sta giorno che non ne combino una. Queste già sono fritte. Ci mettiamo un po' di sale, poi vedete che sono alte, si possono anche farcire, tagliare e farcire. Io non lo so, le mangerò così. Poi ci mettiamo la mortadella, ma vediamo. Questi sono grandi, vedete? Sono rimaste in altre due. Ho finito. Allora, guardate, queste le ho farcite così. Ho messo il pomodoro che ho cotto ieri il sughetto per le melanzane, ne era rimasto un po'. Poi ho messo una scamorza tagliata a filettine e le olive. Ma voi non potete immaginare, guardate che morbide. Queste stasera sotto il grill, non è che si devono infornare perché sono cotte sotto il grill. E queste invece ci ho messo un po' di sale così si possono anche farcire. Ma guardate, sono la fine del mondo. No, io me la mangio, ho detto che non la mangiavo per l'olio, invece per fortuna che non si sente. No, perché io l'olio. Comunque, sono buonissime. Morbide, cresciute bene. Ok, spero che vi sia piaciuta. Bye bye, io vado a finire di mangiare.